Eccoci qui, le squadre sono in campo, facciamolo vedere questo Milan, eccolo qui con Maignan che è ritornato in porta e poi vedete Calulu, ciao Tomori, Benassere Tonali, anche Benassere ritorna, importante, sapete che oggi ha perso il Tottenham di nuovo, sì. Il Tottenham di Napoli, ha peccato di nuovo, sì. Ha giocato male, è uscito dalla Coppa di Lega, malissimo il malissimo. Ma però... Conte c'era in panchina? Conte c'era nel panchino? No, Conte rientra, Conte rientra più avanti, infatti oggi c'era un altro... Settimana prossima dovrebbe rientrare. Ecco, comunque sono però poi io ho visto la partita, un pezzo di partita e stava giocando bene. Stava giocando bene, ha fatto un quarto d'ora bene. Ah. E poi dopo è... Allora, vediamo, c'è Milan, dottor Cornegliani, approva la formazione, qualcuno ha delle obiezioni da muovere, dottore, come diceva lei? Al momento sì, dai. Sì, quindi Rebic, Messias, non... Il problema non è la formazione, il problema è che... C'è il rischio che sia una partita tipo Torino-Milan, vi ricordate Torino-Milan prima della Champions, della qualificazione, no? Ah. Che non giocammo, era un sabato sera, a quest'ora. Bene, ci piace il suo ottimismo, no? Ricordo che mi ha speriamo... fisico. Per me siamo tranquilli. Tranquillo, insomma, c'è un certo ottimismo, stiamo a vedere. La folla ci dà la Fiorentina, gentilmente. Sì, io ciao. Tolga quella lingua dalla bocca. Non si capisce una mazza, prego. Terraceno, Dodo, Querte, Igor, Bireghi, Buonaventura, Mandregora, Gonzale, Chebrel, Icone. Allora, è sicuramente De Ketelaere però quello da guardare con più attenzione. Faremo anche una Decacam. Di qui la cosa dicono, prego. Pensate che De Ketelaere era il fiore all'occhiello della campagna acquisitiva del Milan, un altro che sta parecchio deludendo è Origi. Poi direttore sappia che la prossima stagione, quando De Ketelaere esploderà, le rinfacceremo. Ma lei non rinfaccia Io che mi prendo la responsabilità di quello che dico, quando mi ha preso De Ketelaere mi sembra una bellissima operazione, ero convinto che avessero fatto bene, quindi poi vedendolo così dico ragazzi è un po' debole caratterialmente, ma stasera ci ha detto che farà un partitone, noi siamo qui apposta per vedere il telefono di questo che ha scritto il messaggio, che una bella querela non la toglie nessuno. Roba da pezzo. Tanto c'è già l'avvocato Martinez qui. Appunto. Va bene, parte la Fiorentina, però via. Rumori. Ciao. Il pressing sbaglia, ciao! Aglia, la recupera Cabrel. Cabrel, salta avversario! Viene messo a terra! No. Al limite dell'aria, allora, ragazzi! Ciao. Commette un grosso errore, viene ammonito perché mette giù Cabrel. Allora, spieghiamo. Ve lo faccio vedere. Mi pare che il pallo fosse fuori area, perché sennò sarebbe stato calcio di rigore. Allora, guardate. La palla viene girata qui su Ciao. Ciao, con la punta del piede, controlla male. Il pallone gli sfugge. Ne approfitta Cabrel per prendere palla. Lo punta, rientra così, lo salta e Ciao lo mette a terra, quindi calcio di proprio al limite dell'area, direttore. Appunto, avevo paura proprio che... Proprio al limite, limite. Attenti alla punizione, posizione sì, molto sulla pericolosa. Palla c'è Bireghi. E Di Bello tiene lontana la barriera, polemizza con Giroud, siamo che gli dice la palla male. È troppo avanti. Stiamo pensando alla Champions. T'ho detto. Sì, c'è il rischio Torino. Anche c'è il rischio Torino in questa partita. Attenti perché la Fiorentina di lì può essere pericolosa. C'è anche il coccodrillo. Tipica della Fiorentina. Chi è il coccodrillo? Rebic. Tanto non serve a niente, almeno fa il coccodrillo. Attenzione, mi sa che va a tirare Bireghi. No, Buonaventura. Buonaventura. Maignan. Bravo. Bello il tiro di Buonaventura, sì, però nel palo di Maignan. Però con la barriera non si vede. Vi faccio vedere, Buonaventura prende la rincorsa. Il tiro è qui, Maignan però si tuffa e respinge. Mentre non eravamo collegati c'è stato anche il tredicesimo minuto il ricordo di Astori, tutto lo stadio in piedi, un momento molto commovente. Mentre la Fiorentina adesso riparte dal... Sbaglia Rebic. Attenzione, recupera la Fiorentina al limite dell'area. Destro che viene messo di lato con una bella parata di Maignan, recupera Cabrel. Non dica sanguinosa, è proibito dire sanguinosa sui dei palloni qui. Io ho fatto Gonzales fa partire un bel sinistro, sbaglia ma... clamorosamente Rebic, un disimpegno sulla tre quarti del Milan, parte in contropiede la Fiorentina. Tiro non irresistibile, centrale, un po' centrale, e Maignan, ma sono tutti centrali. Sì, poteva sì fare meglio. Converge verso il centro Chebrel, 1-2, attenzione, la palla a Buonaventura, prova il dribbling, e salta sulla linea. Salvataggio sulla linea. Incredibile, salvataggio di Tomori sulla linea. Ve l'ho detto che avevo
una brutta sensazione. Sì, ma non è successo niente. Però, no, no, beh, però stiamo facendo pena. Allora, c'è un possibile fallo che via l'azione della Fiorentina, poi in area di rigore Bonaventura è una specie di doppio miracolo, con la punta del piede Maignan rallenta la palla e prima che o superi la linea c'è Tomori. Maignan ha fatto una roba che ha fatto andare però fuori era tutto viziato da un fallo evidentissimo su in partenza di azione, un fallo che si poteva fischiare. Poi vi faccio vedere intanto calcio d'angolo per la Fiorentina, poi vi faccio vedere la grandissima palla gol della Fiorentina. Milan comunque in troppa difficoltà. Questo nuovo sistema con il problema è che manca Leao, con Leao non c'è Leao, con Rebic molto centrale non c'è molta sinergia, senza Leao è così il Milan davanti. Avete preso questo qua era una rimessa da rifare. Occhio, una palla per Bennacer, lancia, sventale verso Giroud, parata! Oh, parata di Terracciano! Una sforbiciata al volo! Uno squillo di Milan. Chi è che ha fatto Bennacer? Bennacer con questa palla qui, non ci pensa su due volte, fa partire un lancio molto bello per Giroud che arriva qua un po' laterale, si coordina, colpisce anche bene, forse troppo bene centralmente. Troppo para bene in due tempi. Troppo piena. Non ci riesce. Azione Igor un po' in difficoltà, va a cercare subito Terracciano. Comunque fa un bel pressing De Catena, dite quel che volete, ma quando arriva fa un bel pressing. Quando arriva fa un e bel poi pressing. Ha uomo su Amrabat che non lo sta mai beccando. Tutto lui da solo sta facendo. Amrabat non si è ancora visto. Facciamo attenzione, Ambarabacici, prova il Coné, tunnel, se ne va in tre, buttati per terra, rigore! E come sempre, rigore! Ma che fallo stupido! Ha fatto un rigore stupidissimo. L'ha già fatto tre volte. Superato dai Coné. Tomori gli corre dietro in area di rigore finché glielo viene addosso. Ma come si fa? Infatti poi Tomori neanche contesta, scuote la testa come se sono stato scemo. Uguale a quello del Chelsea. Allora vi faccio vedere praticamente, guardate, la palla, la difesa del Milan è in linea, la palla viene data qui a Iconè, Iconè parte e aggira Tomori, entra in area, Tomori gli corre dietro, gli corre addosso finché ovviamente correndo dietro uno che entra in area tutto sparato prima o poi gli tocchi la gamba. Iconè non aspettava altro. Iconè si è anche un po' rallentato la corsa. Ma certo, ma lui non deve correre indietro come un pazzo. Ha sbagliato, ha perso il giocatore, basta. Meno male che lo para. Meno male che c'è Mike. Lo para. Ragazzi, c'è Melegnani. Il rigore. Io sia Gonzales. Dico Gonzales. Gonzales non è un buon tiratore. Sì, Gonzales, il giocatore messicano. Attenzione! Ma come si fa a regalare un rigore? Un regalo. Parte intanto il coro della curva. Amala, pazza Fiorentina, amala. Attenzione la rincorsa. Attenzione, fa un po' di scena. Guardano in faccia. Gonzales stare fermo al centro. Tiene le braccia larghe. Gonzales sembra un pochino teso, la cosa va per le lunghe. Non è psicologicamente nella posizione migliore, mi pare, Gonzales. Finalmente sembra che si possa battere il rigore. Attenti a non entrare in area troppo presto in caso di parata, perché vedo Teo Hernandez un po' troppo avanti e c'è l'arbitro che dice stai bello dietro. Che sta dicendo occhio a non entrare in area, che vediamo. Vi guardo il fischio. Fischio adesso in questo momento, parte Gonzales, gol e mette dentro e la mette Fiorentina. Dentro la rete. Sì, l'onda mondo, Flex, via. Tomori sulla sinistra, la nostra metà campo. Lancio in verticale in profondità. Dai! Che arriva in qualche modo a Teo, entra in area a Teo. Posizione defilata, Teo. No. Parata di Terracciano. Terracciano, bravissimo. Ma da dove salta fuori sto Terracciano? Fa il portiere. Il portiere, che cosa è salta fuori? Allora, Teo, il lancio di chi è stato? Di Tomori.
di Tomori. Allora, ve lo faccio vedere, Terracciano tanto è a terra, c'è un lancio che arriva dalla metà campo del Milan, dove c'è a sinistra Rebic, ma c'è un inserimento centrale non valutato dalla Fiorentina di Teo Hernandez. La palla arriva qui, Teo Hernandez arriva velocissimo, si incunea tra i due difensori, entra in area sull'uscita del portiere, tira, centra però in pieno. Forse proprio Teo doveva avere un po' più di sensibilità nel piede. Forse sì, Terracciano è uscito, che ha chiuso bene. Non era facile. Angolo. Però, siamo alti anche noi. Sale Makers alla sinistra, dentro. Ibra anticipato, c'è un fallo. Fallo di Ibra, probabilmente. Fallo di Ibra che salta spostando il suo avversario. Calcio di punizione all'altezza. No, rigore. Ah, mi sa che Cabral l'ha presa di mano. Dice no. Cabral di mano. Ma calcio di rigore? Siamo tutti senza parole perché sembrava che la palla fosse stata messa. Lo vediamo. Cabral. Non è rigore, secondo me è impazzito. Sì. Perché mi pare che abbia preso chiamano la VAR, ha preso di testa, ha preso un abbaglio. No, ma ha preso un abbaglio mica da ridere, perché proprio uno colpisce di testa. Perché lui ha fatto subito segno di cosa è rigore. Lui ha subito indicato il rigore. Vediamo. Allora, c'è il colpo di testa di Ha visto la mano così, non l'ha colpito, vi faccio vedere. È veramente una topica di Di Bello clamorosa che raramente capita di vedere in un campo di calcio. Guardate, ci ha provato. Il calcio d'angolo è qua. Arriva a saltare. Qui c'è Ibrahimovic, qui c'è Cabral. Cabral di testa colpisce, devia. E l'abito da rigore. E lui dice: ma com'è possibile? Perché lui ha alzato la mano così e l'ha indotto in errore. Ha alzato così, ma la palla gli è passata. Non hai capito perché la gente provato, Leonardo. Non si è capito perché ha alzato la mano. Ci ha provato. Tanta gente. Così abbiamo perso due minuti. però infatti, sono rimasti tutti stupiti, anche i giocatori del Milan, che sono guardati e dicevano: ma che è sta roba? Sì, però l'unico tranquillo era Cabral. Allora, facciamo vedere bene. Intanto è stato ammonito italiano. Venga, facciamo vedere, Capiton. Facciamo vedere esattamente il colpo di testa di Cabral. Non stia sempre così in posa, tanto nessuno vuole fare un selfie con lei. Allora, praticamente Cabral arriva al pallone, guarda, ecco, lui è vero che salta così, bravissimo Capiton, però la palla che arriva senza dubbio colpisce e va, e l'arbitro non si sa come, perché la mano era distante, può andare Capiton, era dietro l'arbitro. Comunque Origi ha perso un altro pallone inutile, veramente poteva tranquillamente giocarlo meglio. Attenzione, tutto pronto. Tutti schierati, i giocatori con la maglietta viola, palla in mezzo di Mandragola, salto, colpo di testa bellissimo di Jovic, appena entrato, parata a terra di Melenien, e adesso recupera ancora comunque la Fiorentina con adesso la tiene ancora Gonzales. Protegge la palla, può riuscire a scaricarla su Iconé. Iconé subito sulla destra, dove parte Dodò, testa bassa. Dai ragazzi, mettile in mezzo. Disastro Milan, l'onda mondo Flex, via. Si fa sorprendere a destra, dove c'è la solita sovrapposizione di Dodò che ha letteralmente arato in tutti i sensi Teo Hernandez, che nello specifico non è neanche in posizione. Va a chiudere male Tomori, cross centrale, ciao, viene superato alle spalle. Ma allora ve lo faccio vedere. Brutta. Allora, il lancio qui è sulla destra. Dunque la posizione del Milan è questa, c'è un lancio sulla destra dove arriva come un treno ancora una volta Dodò parte qui, viene affiancato da Tomori, mette però il pallone al centro dove qualcuno si è dimenticato qui, chi è che ha fatto gol? Jovic. Jovic sulla palla che scavalca Ciao, arriva di testa e sul tentativo di andare incontro di Maignan di testa incrocia e lo batte. Sicuramente il Milan si è fatto sorprendere nell'inserimento centrale di Jovic e non so di chi in questa zona. 2-0. No, qui ha perso il pallone Kalulu,
e non ha più, ovviamente non ha recuperato, quindi c'è il buco in mezzo. Attenzione, intanto calcio d'angolo per la Fiorentina, ancora Milan che si fa sorprendere, Tomori di testa a mettere, ragazzi, disastrone assoluto quello di questa sera, non so cosa dirà il mio amico Pellegatti. Ma c'è poco da dire. No, e soprattutto devo dire che i cambi di Pioli sono stati devastanti. Sì, non è la prima volta. Signori, diciamo la verità, ha peggiorato la situazione. È inutile, possono essere sostenitori di Ibra, ma se tu metti Ibra, giochi in 10, ma nel vero senso della parola. Questa partita la perdi per colpa di Ibra. No, ma non puoi avere come cambio Ibra. Ibra deve fare il panì, come si chiama, l'attore, Obelix, Aste, quelle robe lì deve fare. Fare i vernissage, non giocare a pallone. Non essere la riserva di Giroud. Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. Dopo una sconfitta il Milan vince sempre, dai. Quindi pensa... Sì. Bravo! Se qui c'è un po' di perculamento da se ne abbiamo fatto 4 di fila. No, lo vedo. Guarda il cocchiere, ha ragione la Fiorentina. Guarda il cocchiere. Ancora in attacco, ancora Fiorentina, ancora il Milan. No, ragazzi, non infieriamo, anche tu. Ma lo sapevamo che finiva così oggi. Sapevamo prima. Un minuto alla fine, ancora Fiorentina in attacco. E Milan davvero che ha fatto una prestazione che sembra quella del periodo negativo. Però, dietro, noi in questo momento, noi stiamo giocando a Firenze contro una squadra viva e vogliosa con Bakayoko, un ex giocatore, Origi, che non so se è mai stato un giocatore, e Ibra, che ormai potrebbe fare il nonno. Una bella palla di Anthony per Sané Makers, si propone Teo Hernandez, deve tirare a Teo sinistro, gol! Bello! Dai! Bellissimo! Però mancano 30 secondi alla fine. Tu che posso dirti? Adli due tocchi, l'ha messa subito. Adli è stato due cosine. Allora, andiamo subito con l'onda. Per Teo Hernandez che controlla da questa distanza, fa partire un missile terra-aria che veramente sembra sfondare la porta. Doveva farlo prima sull'1-0, ha avuto più o meno la stessa palla. Qui è stato... o meno la stessa palla, perché siamo oltre l'ultimo minuto, però ci saranno credo ancora 30 secondi qualcosa, un lancio con il gol, ma per il rigore abbiamo perso 7-8 minuti. Icone tiene la palla adesso, bravissimo, no, recupera palla Tonali dall'ultima azione del Milan, palla che arriva in rimesso laterale, ragazzo Willy, che gioca, dai. Vediamo se c'è l'ultimo assalto del Milan, dai ragazzi, su tutti e continui dai, forza, un bel lancio lungo, dai, no, lo lascia Maignan, sistema la palla Maignan, non perdiamo tempo, lancio lungo, palla lì al limite dell'area, la prendono loro e poi viene Kalulu con il petto, la difende male, dai, la tira via, allarga tutta a sinistra, tienila Jovic, tienila, anzi no, Sottil, tienila, piano, Adli, ma cosa fai Adli? Ecco perché non può giocare sto qua. Ma allora, cosa fai? Finita la partita. Allora Adli ha commesso un fallo veramente imbarazzante su Sottil, a momenti di regalare un rigore anche dov'è? Lui. E non ha il passo lì di Sottil, arrancava dietro Sottil, ha fatto un po' quello che ha fatto Tomori in area, lui l'ha fatto fuori area, l'ha travolto, però ragazzi male. Allora andiamo a vedere subito, ecco qua il secondo tempo ed ecco qui la Fiorentina, Nico Gonzalez trasforma un rigore che è un clamoroso e gravissimo regalo di Tomori, non è la prima volta che gli succede. Al 67esimo Dodò in area piccola salva Maignan dopo un batti e ribatti, 81esimo testa di Jovic, Maignan allontana e alla fine di nuovo Jovic di testa sul cross di Dodò ed è il gol del 2-0 per il Milan. Giroud schiaccia la palla di testa, Terracciano c'è ed è una bella palla gol e quindi poteva essere il pareggio subito dopo, però è stato bravo il portiere. 55esimo destro debole di Rebic da fuori area, 58esimo questa è una palla gol, botta di Teo, Terracciano in corner e poi Adli per Teo. Veramente è stato poi Salemakers più che Adli che ha dato il vero assist, che non sbaglia. Però insomma la vittoria della Fiorentina purtroppo va ben al di là del 2-1. Andiamo a vedere adesso i promossi bocciati. Ecco, promossi Maignan, ciao, Tonali. E Teo Hernandez bocciati, Rebic, Tomori e Tonali. Allora Tomori sì, Rebic sì. E chi vuole bocciare? Ha qualche preferenza? Ah, certo, non è Tonali. Ecco, no beh, però andiamo a vedere. Origi. Origi non ha toccato un pallone. Sì, se vogliamo Origi anche disastroso. Ibra. Ecco, ai raggi mi date Origi, Ibra, De Ketelaere. Ibra, io bocerei Ibra. E Bakayoko, boceresti Ibra? Sì, perché tanto per bisogna fare niente. Vabbè, ma poverino, che ha fatto di ma male. Ma chi se ne frega, non ha fatto poverino. Niente, non ha fatto niente di male neanche, niente, non ha fatto niente. Però, mi perdoni, non può pensare Ibrahimovic di essere competitivo. Trattato
come un poveretto, no? Dice, ma poverino. No, se lui vuole giocare a pallone deve essere bradicato con lo stesso ma posto. Ma è colpa di chi lo mette lì per buttare fumo negli occhi ai tifosi. Abbiamo Ibra, come no? Ma come si può pensare di avere in campo Origi, Ibrahimovic e Bakayoko? E Adli? Adli almeno è giovane, ma 8 contro 11, neanche se sono gli 8 del Brasile del 70 vincono con la Fiorentina. Però Martinelli, ma perché è così nervoso? Capiton, c'è Martinelli che è da Di Matto. Ma Martinelli, stai un po' tranquillo. Perché mi hanno già rovinato la trasferta a Londra. Dovevi mettere in condizione a Londra. Ecco, va già lì, incavolato nero. Fiorentina mia, ma anche se non c'è, noi ci collegheremo con lei, faremo una trasmissione. Guardi, le trascinerò il Milan ai quarti di finale, glielo prometto. Martino. Bravo, direttore. Grazie. Bravo, lei capo. Fiorentina mia, 2-1. Possesso palla 51-49 per il Milan, tiro in porta 8-6, quindi vedete che rispetto al primo tempo le conclusioni sono state 6-2, alla fine 8-6, tiri fuori 6-2, tiri spinti 2-0, quindi 16 conclusioni a 8, comunque la Fiorentina ha concluso il doppio. Ha meritato di vincere. Le conclusioni pericolose 6-4 fuori del Milan, corner 11-5 per il Milan, falli 12 della Fiorentina.